Bella ragazzi! Bella ragazzi, adesso vi facciamo vedere un giochino, come fare un po' di corrente elettrica e illuminarci con una fiamma del gas, ma può essere qualsiasi altra fonte di calore esterna con motore Stirling. E intanto cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno offerto un caffè e ringraziamo Paolo che invece che un caffè ci ha inviato una bella bottiglia di vino buono. Grazie Paolo. Dato che è interessato il video del restauro, abbiamo rifatto il pistone a questo motore che avevo costruito tanto tempo fa. Ve lo facciamo vedere utilizzato per qualcosa stavolta. Pochi fanno vedere un motore utilizzato per fare energia elettrica, per pompare l'acqua, fanno tutti vedere un motore Stirling girare così a sé e pochi invece lo utilizzano. Ho visto anche un video di un piccolissimo motore Stirling che faceva corrente, caricava un cellulare, ma è una cosa veramente assurda e c'era un trucco. E questo qua è grosso, riesce a fare la sua parte. Perciò iniziamo con questa, con una bombola del gas. Questa durerà anni e anni. Aspettiamo che arrivi il gas, questo qua è un piccolo fornellino, qua c'è l'iettore tipo Bunsen che avevo fatto per... Eccolo lì. E quindi lo mettiamo sotto. E iniziamo a scaldare, ci vuole un po' di tempo perché si possa... Come si dice? Perché comincia a scaldarsi il corpo della parte calda del motore. E poi inizierà a girare, vediamo un po' ancora, non ne vuol sapere, inizia a sentire qualcosa. Adesso facciamo vedere quando parte, poi andrà in velocità e poi collegheremo meccanicamente questo piccolo generatore. Eccolo, che in realtà, che cos'è? Un motorino passo passo, un po' camuffato, e, diciamo dove c'è un raddrizzatore con quattro diodi praticamente, che è un motorino di quelli con centro fase, che ha le due fasi a 90 gradi, però hanno una presa centrale e così abbiamo quattro diodi in uscita e due centrali collegati assieme. Sta cominciando a pompare. Qua avete visto, l'altra volta era un raffreddamento ad acqua. Facciamo andare un po' su di giri, poi proviamo a collegare questa cinghia che non è altro che un elastico alla sua puleggia con questa specie di alternatore. Ancora una cosa, c'è un elettrolitico, condensatore elettrolitico che serve a rasare i picchi raddrizzati dal generatore, dal diodo del generatore. Qua abbiamo una specie di striscia LED fatta e recuperata da un TV LCD. Qua sta andando bello veloce, ma adesso diminuirà di giri perché sentirà la coppia del generatore. Lo fermo per mettere la cinghia. Ecco, lasciamolo prendere velocità. A posto, vediamo un attimo che luce fa, spegniamo le luci. E adesso comunque non è finita qua, facciamo funzionare un'altra cosa. Adesso tagliamo i fili dei LED, perché noi non usiamo tante... Vedete che aumenta di velocità perché non ha più la coppia che assorbiva l'energia per fare la luce. Quindi si è liberato il generatore e sta facendo questo lavoro qua. Ok. Però adesso lo facciamo andare in un altro modo. Quindi vediamo il nostro fornellino. E abbiamo a questo punto del bioetanolo,
quello che si usa per le stufe a bioetanolo, ma può essere anche qualsiasi tipo di alcol denaturato. E accendiamo questo fornellino d'alcol. Con calma, perché quello che vi facciamo vedere assorbe meno energia dei LED, quindi può anche scendere un po' di giro il motore. Scaldiamo un po' questa cosa di ottone, così. Eccolo. Lo mettiamo qua sotto. Adesso con questo non bisogna muoversi tanto velocemente perché le correnti d'aria spostano la fiamma. E a questo punto, ecco qua. Qua abbiamo una piccola radio FM senza contenitore, una cassa e andiamo dalla parte di là. Come vedete, adesso abbiamo anche la radio. Una piccola radio che funziona con 3 volt, una piccola cassa alimentata dallo Stirling con una fiamma di alcol. Quindi con l'alcol ascoltiamo la radio. Ora vi racconto una cosa, questo pezzo di video, questo che state vedendo adesso, l'abbiamo dovuto rifare. Abbasso un po' così si sente forse meglio la mia voce. Allora, abbiamo dovuto rifare questo pezzo di video perché hanno trovato problemi sul copyright, visto che avevamo messo una stazione a caso, cioè della musica a caso, e così ci hanno bloccato, cioè ci hanno scritto che non potevamo pubblicare questo video. Allora, cosa abbiamo fatto? Comunque sono assurdi perché c'è cioè, un video didattico, poi non è un video che metti un pezzo di musica. Adesso la legge dice che sono 2 secondi massimi di un pezzo di musica soggetto a copyright, una cosa assurda. Allora di 0 secondi non si può e basta, fanno ridere, va detto. Non polemizziamo perché poi mi viene il nervoso. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo una musica senza copyright, ritrasmessa da un altro cellulare tramite questo modulatore qua. È un modulatore in FM, PLL, che trasmette a breve distanza a una radio. Questi si usavano per non usare il cavo in macchina, diciamo il circuito che c'è dentro, per sentire, che ne so, la musica del cellulare sull'autoradio, ad esempio. Siamo contenti che abbiate apprezzato il motore Stirling nell'altro video, già qualche bel tempo fa, e quindi questo motore intanto lo accendo e lo faccio funzionare, così abbiamo fatto questo bel giochino. Forse ve l'ho già detto questo, non mi ricordo l'inizio del video, visto che è un pezzo rifatto questo. Qua dentro c'è un motorino passo passo di una stampante, adesso spento la fiamma. Un motorino passo passo di una stampante con un raddrizzatore con 4 diodi 1N4007 che fanno da ponte, tutto lì. Quindi a sto punto vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi!